l'anno 810 è stato un anno molto importante, perché non solo nasceva Frédéric Chopin in Polonia, ma nasceva anche Robert Schumann in Germania. E Robert Schumann è stato il più grande scrittore e musicologo tra tutti i compositori suoi contemporanei. Direi che Robert Schumann è quello che ha avvertito il mondo della grave deriva che si poteva affrontare. La deriva, cos'è la deriva? La deriva è quando all'interno di una comunità non si riconoscono più i valori, all'interno della società non si riconoscono più le persone che hanno valore da quelle che ne hanno di meno, quando non si riesce più a capire chi ha il genio, chi esprime qualcosa di veramente originale e chi invece è un mestierante o un uomo di mestiere che conosce il mestiere della composizione ma che non ha alcun tipo di, diciamo così, di genialità, di fantasia, di originalità. Tutti voi conoscete il film Amadeus, sapete di questo fantastico rapporto tra Salieri e Wolfgang. Ora, Antonio Salieri sicuramente era un grande compositore ed era un grande maestro di composizione, come è stato anche in Italia Muzio Clementi e tanti altri. In realtà aveva molto meno genio di Mozart e se ne rendeva conto. Adesso il film è un film americanizzato, quindi un po' esagerato nelle sue conclusioni, però è vero, chi oggi ricorda 10 temi di musiche di Salieri, così, all'impronto? E invece noi ricordiamo più di 10 temi di musiche di Mozart, perché ci vengono spontanee, come venivano spontanee a lui, che era un genio. E Schumann sapeva riconoscere il genio dal mestierante, dal bravo o straordinario mestierante anche. Questo come critico, perché ho detto critico? Perché lui da piccolo andava nel negozio che il padre aveva, dove venivano venduti tutti i libri di fiabe, di racconti che provenivano dai paesi anglosassoni, dall'Inghilterra, tradotti in tedesco, e passava ore e ore a leggere questi racconti, queste fiabe straordinarie, fantastiche. L'avvicinamento di Schumann alla musica avviene con molta fatica e avviene grazie a un compositore che solo uno come Schumann poteva da ragazzo adorare, cioè Schubert. Dall'amore che lui ha nei confronti dei leader di Schubert, dove vede realizzarsi il canto, e cioè la poesia, con la musica che lo accompagna, e quindi l'identità di pensiero tra il carattere della poesia e il carattere della musica che lo accompagna, che la sottolinea, ecco che nasce la sua passione per la musica e da lì comincia a scrivere per pianoforte. Il primo autore che lui affronta, avendo pianoforte e volendo diventare pianista, è il pianoforte. E tutte le sue composizioni, fino all'opera 26, sono tutte per pianoforte. Tutta musica per pianoforte, tutti i suoi grandi capolavori nascono con una sequenza incredibile. Questo pezzo che ascoltate, Slancio, è tratto da una raccolta intitolata Pezzi fantastici, dove i titoli sono particolari: A sera, Slancio, poi c'è In der Nacht, nella notte, poi c'è un pezzo intitolato Fiaba, e poi c'è un altro, Guazzabugli di sogno, il penultimo brano, e finalmente Fine della canzone. Cioè, tutti, già dai titoli si capisce qual è l'atteggiamento culturale di questo compositore nei confronti della musica. La passione espressa in Slancio, sin dalle prime note, dalle prime battute, è poi stemperata leggermente nella parte centrale, perché anche Schumann predilige, come Schubert, le forme brevi, quando le composizioni sono brevi, forma ABA, la forma della canzone. La canzone che ha una prima parte, una parte centrale che fa un po' contrasto con la prima parte e poi la ripresa con la coda per chiudere il discorso. Pensate a una cosa importante, che Schumann critico è il primo a recensire in maniera straordinaria Frédéric Chopin che suona in Germania, quindi alla sua prima apparizione all'estero,
Chopin si ritrova in sala Robert Schumann come critico e scrive addirittura un articolo di 5 colonne dove, per recensire L'Aci Darem la mano, opera oggi molto poco conosciuta del compositore polacco, l'opera 2, per recensire questo impiega queste 5 colonne e addirittura si inventa 3 personaggi che sono dentro di sé, come se fosse uno e Trino, che sono andati al concerto. Maestro Raro, cioè il maestro, Florestano, l'allievo appassionato, e Eusebio, l'allievo più poetico, più intimo, più raccolto, così anche un po' più incapace di aggredire il mondo nel quale si trova. Ecco, questi sono i 3 elementi che per Schumann sono fondamentali nella sua musica e vi invito ad ascoltare, qualora voi ne abbiate la possibilità, su YouTube, i Davidsbündler-Tanz, che sono le danze della Lega di Davide, una lega costruita idealmente da Schumann, nella quale lui voleva partecipassero tutti i grandi compositori, quelli veri, quelli che meritavano di essere compositori con la C maiuscola, per poter fronteggiare i non compositori, cioè quelli, i mestieranti. Una cosa interessante, alla fine di ogni pezzo di Davidsbündler, sono 18 brani divisi in 2 parti, 9 più 9, voi vedrete F oppure E, oppure F und E, che sono Florestano, Eusebio, Florestano e Eusebio. E a secondo di quello che vedete scritto alla fine, voi sentite il brano che ascoltate prima della firma finale, che è più appassionato sei di Florestano, più dolce e intimo sei di Eusebio e un po' dell'uno e un po' dell'altro se ci sono insieme Florestano e Eusebio.